Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Spero di sì, dai. Mi rifaccio vivo, dopo un po' ho trovato un utensile discreto alla Bricoman. Bricoman è una catena di negozi fai da te, cose del genere. Si tratta di questo, è un macete. La marca è Falci, vediamo se riesco a far vedere. Marca italiana, costo popolare, stiamo parlando di 14-15 euro e viene venduto già con una bella custodia e robusta, devo dire, e dovrebbe essere una cosa fatta in Italia. Dico dovrebbe perché vabbè, io non ho visto da nessuna parte made in Cina, mentre sia sul fodero che con questa etichetta viene specificato che la cosa è costruita in Italia. Che posso dire? Allora, vediamo un attimo, lo sto aprendo adesso perché l'ho comprato da poco, cioè, roba di un'oretta fa. Allora, apriamo. È un bel oggetto, eh? Allora, beh, sull'etichetta c'è specificato lunghezza lama 35 centimetri. Andiamo un attimo a misurarlo. Quindi, sì, quindi è esatta 35 proprio la lama, mentre compreso manico arriviamo quasi a 50 centimetri di strumento. Lo spessore, allora, vediamo un attimino. Sono circa 3 mm lo spessore della lama, ovviamente è full tang, cioè insomma arriva dentro al manico. Il manico è di legno, ha una piccola guardia qui. Ecco il materiale, allora c'è una serigrafia sulla lama. Vediamo se riesco a leggere. Allora, alta qualità. È un acciaio inox al cromo. Qui c'è scritto 3CR13. Io sinceramente non me ne intendo di metalli, di acciai. Comunque, sembra una cosa fatta bene. Affilatura. È a doppia V, doppio bisello, non so come si. Non, termini tecnici purtroppo non sto messo bene. Ha un discreto peso, sembra ben bilanciato. Allora vediamo, sono circa 4 centimetri e mezzo, mentre la parte più alta 6, quindi diciamo da 4 centimetri e mezzo a 6. Per rendersi conto un po' della dimensione, facciamo conto che questo è un mora, giusto per capire la dimensione dell'utensile. La custodia sembra anche questa fatta discretamente. Insomma, sembra, adesso non so se sia cordura o qualcosa del genere, però direi è abbastanza spessa, rifinita e ricucita con una fettuccia. Ecco, qui ha un passante per la cintura e qua come chiamarlo, insomma un'asola, un'ulteriore asola, forse per evitare di, beh, a parte che se uno mette la cintura qua non può scappare, comunque forse per appenderlo anche con un moschettone, si può appendere allo zaino, insomma diciamo che questo non è un articolo, questa ditta fa
come posso dire, strumenti per l'agricoltura, per il giardinaggio, falci, zappe, roncole, robe di sto genere. Quindi diciamo che questo non è venduto come un articolo da outdoor, chiamiamolo così, no? Ecco. È uno strumento che appunto serve per giardinaggio e cose di sto genere. Niente vieta se uno, ecco, ha l'occasione di utilizzarlo per altre cose. Ecco. Che altro posso dire? Niente. Se è un articolo che interessa e avete vicino un bricoman, a parte che credo che li vendano anche, cioè li spediscano, cioè le cose che vendono spediscono, ovviamente penso anche questo, però poi a quel punto, ai 15 euro che costa l'attrezzo, ci sarebbe da aggiungere ovviamente le spese di spedizione, quelle cose lì. Quindi diciamo, se uno ce l'ha raggiungibile, direi che, non so, a me sembra un bell'articolo, ecco. Cioè, è abbastanza ovvio che con un aggeggio del genere uno non ci va in campeggio a fare, che ne so, un giro che si va e si torna. Può essere utile abbastanza, evidentemente, non so, se uno fa un trekking di un certo numero di giorni, in zona dove deve tagliare della legna o, non so, particolarmente fitta, cose di questo genere. Cioè, direi che, dato lo spessore, io non, cioè, ripeto, l'ho scartato adesso, quindi non ho ancora avuto possibilità di provarlo. C'ho il giardino fuori, quindi poi magari vado a farci un giretto. Però, dato lo spessore e la lunghezza della lama, direi che per spaccare della legna, il solito batoning, cioè non ci sono problemi, e anche per tagliare piccoli tronchetti, to, una cosa di sto genere, credo che la possa, diciamo, abbattere. Diciamo così, quindi senza doversi portare dietro proprio un'accetta, che è un bel, insomma, ha il suo peso. Questo, vabbè, purtroppo non ho una bilancia da e anche sul sito della ditta non ci sono specifiche di peso, di materiali. Non so, non riesco a rendermi conto di quanto possa essere il peso, ecco. Però penso, non so, 300 grammi, 350 grammi, una cosa di questo genere qua. Ecco. Niente, è tutto qua. Approfitto per salutare tutti e tutti quelli che mi hanno mandato anche messaggi e comunicazioni varie, sia su YouTube, su Facebook, da tutte le parti. Vi ringrazio tutti e niente, dai. Ci sentiamo al più presto con qualcos'altro. C'ho in giro un po' di cosette che volevo far vedere. Vabbè, insomma, ci sentiamo. Grazie, ciao, ciao, grazie.